Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e che succede ogni martedì? Esce un nuovo video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. Mi scuso per la settimana scorsa, ma per colpa mia non c'è stato il video perché non sono stata bene. Ma ovviamente recupero subito e oggi vi proponiamo un make-up anni 20 dall'idea di Lizzy. E quindi andiamo a fare un make-up. Io ho cercato in giro, e nel frattempo inizio a truccarmi, ho cercato in giro un make-up particolare, ma sinceramente ho visto soltanto tipo dei make-up semplicissimi e tipo uno smokey eye, in poche parole. E quindi è quello che andrò a fare adesso. Quindi un semplicissimo smokey eye. La base la farò dopo, come sempre. Mi scuso, ma certe volte ho... Non mi sento bene, quindi non, scusate, ma devo avvicinare lo specchio. Non mi sento bene, quindi non sono in me. Allora, questo smokey eye che ho visto io, inizierò a mettere la matita. Vediamo se riesco a mettere la matita. Scusate che si vede lo specchio, ma... Song checkout. Allora, inizio a mettere la matita, anche se vorrei sinceramente mettere... Ho dato su e giù una specie di linguetta. Dovrei sinceramente mettere la... una specie di cremina, che è quella che metterò, cremina, l'ombretto in crema, e metterò proprio questo di Colourpop. Allora, ditemi, avete fatto acquisti? Questi pazzi acquisti? Allora, metterò il colore nero, l'ombretto nero, proprio... non in tutta la palpebra, solo la parte iniziale, e poi lo andremo a sfumare perché è molto scrivente. Avete fatto acquisti? Siete stati a pari passo con tutti queste uscite pazzesche che ci sono state? Ovvio, loro vogliono tentarci in tutto e per tutto, e mi sa che su di me ci sono riusciti. Adesso vado a sfumarlo. Con me sì, ci sono riusciti. Io mi sono fatta abbindulare da tantissimi promozioni. Che dobbiamo fare? Allora, io lo faccio soltanto per far girare l'economia, eh? Credetemi sulla parola, io lo faccio solo per aiutare l'economia, per andare avanti, per dare il mio contributo. Io direi uno smokey eye proprio leggero. Vado a fare l'altro occhio, sempre così leggero leggero. Io direi uno smokey proprio leggero leggero leggero. Dopodiché vado a mettere un color carne, però vediamo quale posso mettere, perché volevo mettere un color carne, ma metterò questo, sempre con il pennellino sporco, sempre di Colourpop, proprio qui. Come, 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 ha, ja, come.
come ombra, perché mi piace tantissimo la sfumatura con il nero. Ovviamente non dovete, io ho fatto questo make-up perché è quello che mi ispira di più, sinceramente. Questa ovviamente è la mia proposta, poi se voi riuscite a fare qualcosa di più particolare, in caso taggatemi su Instagram o taggatemi qui su YouTube e io andrò a vedere il vostro risultato proprio per vedere come, diciamo, avete realizzato voi un make-up anni 20, perché questa è la cosa più bella del make-up ed è una cosa che mi piace tantissimo, togliendo tutto quello che sta succedendo in questo periodo, perché no, in questi giorni, in questo periodo, il make-up è la cosa che mi fa sorridere, mi fa svariare con il pensiero, svagare, scusate, svagare con il pensiero, perché in un make-up vedo un colore, ma io lo farei in questa maniera, poi vedo un'altra cosa, gli metterei un eyeliner particolare. È una cosa che mi fa, diciamo, andare avanti e non pensare a tante cose che stanno succedendo. E ditemi voi se fate la stessa identica cosa. Ovviamente io parlo per me per quanto riguarda il mondo del make-up, perché è quello che a me piace. Però ad esempio guardo anche video di cucina, ho fatto i biscotti di Irene, vi metterò il link del suo canale e il link dei biscotti che lei ha fatto, l'ho fatti anch'io e sono piaciuti tantissimo, infatti. Ne ho assaggiato uno per farvi capire, eh? Proprio per farvi capire. Allora, continuiamo. Andrò a mettere la matita nera all'interno dell'occhio. E andrò anche a sporcare al di sotto. Però lo farò con il pennellino. Spostiamo il naso, se avete il naso lungo come il mio, spostatelo che viene. Poi ditemi se mi sta bene questo make-up oppure ovviamente andremo a sistemare perché anche se di norma non c'entra niente, però andrò a mettere un grigio metallizzato. Proprio qui. Allora, adesso piego le ciglia, metto il mascara questo qui di Astra che sapete che è il mio preferito, vado a fare la base e ci vediamo dopo. Allora, ho appena fatto la base, adesso andrò a mettere un blush di Ofra che si chiama Camaleon. E lo andrò a mettere allora, si usava il blush abbastanza pronunciato proprio sulle gote. Abbastanza evidente. Illuminante, non ho visto illuminante per quanto riguarda. Però io metterei un po' di Basic Marble nella colorazione 02 Nike, con Ike, Nike, con il di Nike, questo. Proprio una cosa. Una cosa così semplice, semplice. E poi per finire delle labbra rosse. Per le labbra ci vediamo fra un paio d'ora. Se tutto va bene. Se tutto va bene, fra un paio d'ora.
Come rossetto andrò a mettere Unicorn Blood di Innominabile. Questo è il make-up per quanto riguarda gli anni 20. Questa ovviamente è la mia proposta per quanto riguarda make-up anni 20. Ho messo anche un maglioncino con tutti questi glitter, con tutte queste cose, perché sinceramente ci sta in base anche al periodo e tutto. Questi sono i miei capelli fatti con la piastra ad onde della Bellissima. Vi ho fatto vedere anche quando l'ho acquistato e tutto. Ho fatto la frangetta più corta, ma tanto mi piace anche così. E questa è la mia proposta. Ovviamente subito dopo potete andare a vedere il video di Betty e di Fabiana, perché sono sicura che hanno fatto dei make-up particolarissimi. Io ho già visto quello di Betty, me l'ha spoilerato su, su Telegram, quindi è bellissima, ha fatto anche i capelli, è molto molto bella, Magella è bella di suo. Quindi sono molto curiosa di vedere cosa ha combinato la Lizzy. Stuzzica sempre, la romana, mi sa che ha combinato qualcosa di particolare. Niente, questo è il make-up che ho realizzato io. Fatemi sapere in un commentino se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, cosa ve ne pare. Ovviamente scrivetemi tutto quello che volete, basta essere educati. E vi raccomando, se avete diciamo, la voglia di proporre questo video, mi volete taggare su Instagram o mi volete taggare qui su YouTube, fatelo, perché vengo a vedere il video molto molto volentieri. Anche se sono rimasta indietro a vedere tantissimi video, mi dispiace delle persone che seguo, ma non sono stata bene, quindi adesso recupero tutto e mi passo il tempo, tanto mi fate veramente tantissima compagnia. Io la televisione non la guardo più, quindi siete la mia unica e sola compagnia. Quindi ditemi cosa ne pensate e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!